Sì. Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Fabio, lui è Marco. Marco, grandi. Allora, in questo video cosa faremo? Andremo a sostituire, avviciniamoci, la vecchia cam rotta del Nazgul 5 con una nuova Runcam Eagle 3. Quindi, bando alle ciance, andiamo sul banco e la cambiamo. Vai. Qua tagli, qua... Fai finta che la telecamera è vecchia. Quindi mandiamo avanti il video tranquillamente. Poi ne saremo qua così. Perfetto, allora. Per sostituire la cam al Nazgul 5, prima di tutto andiamo a prendere la brugola e tiriamo via il top plate. Ti diranno, ma solo un'antenna. Ma così ti hai notato tanta differenza di range con un'antenna sola? Allora, sinceramente non mi sono mai spinto più di tanto, ma per gli occhiali che mi ritrovo. Questa cam mi sa che è da prendere e lanciare nel fosso. Allora andiamo a prendere la brugolina. Innanzitutto andiamo a vedere, qua ci abbiamo rosso nero segnale. La cam è questa. Bellissima. Come si monta? Allora, innanzitutto si monta giustamente. Così sono queste. Sì, 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 così. Quindi ok. 5 volt ground video. 5 volt ground video. Ok, non dobbiamo dissaldare assolutamente niente. La brugolina, quindi scolleghiamo di nuovo. Era così, giusto? Poi magari ho sbagliato. Però io ci voglio montarla così. Quindi te la monto così. Sai che è giunto il momento di comprare un cacciavite con le varie porte. Ok, adesso abbiamo rimontato. E adesso cosa facciamo? Attacchiamo la batteria e vediamo se si vede. Ok, si vede. Si vede come mi taglia la linea di difesa. Perfetto, La Runcam veramente si vede benissimo. È bella, cioè sono le, secondo me, mio parere personale, sono le migliori. Le Swift mi piacciono un botto. Fabio, sei stato veloce. Hai visto che figata? Allora, cambio della telecamera super easy, velocissimo, tranquillo. Il cavo, abbiamo riutilizzato il cavetto che c'era già, quindi non abbiamo né saldato né dissaldato niente. La telecamera, a mio avviso, è 10 volte meglio alla vecchia. Cos'è che c'era su? La Caddx, giusto. Rispetto alla cam del Nazgul, quella di serie, è decisamente meglio. Tanta roba. I colori si vedono stralimpidi. E poi comunque le Runcam, secondo me, sono tra le migliori cam che ci sono per FPV. Questo è quanto. Cambiare la cam per FPV sul Nazgul è abbastanza semplice, specialmente se la sostituite con una cam che ha gli stessi attacchi, gli stessi connettori. Poi se si vuole fare un lavoro molto più completo, bisognerebbe dissaldare i fili esistenti e saldare quelli che vi danno insieme nella scatoletta. Ma noi abbiamo fatto un cambio veloce, tranquillo, senza troppi sbattimenti. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un like e attivate la campanella. Se vi piacciono i miei video e volete supportare il canale, mettete like a tutti i video del mio canale, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Quindi, detto questo, mando le ciance, salutiamo e ci vediamo alla prossima nel prossimo video.